Buongiorno, sono molto contenta che questo webinar incontri, diciamo, un successo di partecipazione. Noi attribuiamo davvero tanta importanza a un percorso che viene realizzato attraverso questo webinar, ma ricordo anche il nostro help desk disponibile al numero 0668 99 71 60, dove c'è il nostro gruppo di esperti a disposizione per approfondimenti, rispondere a domande e diciamo a disposizione quindi di tutte le esigenze di approfondimento. Quindi stiamo organizzando questo webinar che stiamo organizzando al massimo livello, nel senso che, diciamo, non mi riferisco alla sottoscritta, ma con il consigliere Andrea Simi e la prossima volta il consigliere di Stato, Antonella Manzione, voi avrete, diciamo, dei momenti di approfondimento al massimo livello, così come è stato col professor Bernardo Mattarella nell'incontro precedente, con chi ha lavorato alla predisposizione dei decreti legislativi. Quindi, diciamo, dopo l'introduzione generale che abbiamo avuto nel precedente webinar, il webinar di oggi è dedicato all'approfondimento della nuova disciplina della conferenza dei servizi. Quindi io do a questo punto immediatamente la parola al consigliere Andrea Simi che illustrerà i tratti salienti nella nuova disciplina. Avremo poi lo spazio. Avremo poi lo spazio per rispondere alle domande. Ne è rimasta qualcuna della volta scorsa e ce n'è qualcuna di nuova. E naturalmente risponderemo anche a quelle che arrivano nel corso di questa giornata. Quindi oggi conferenza dei servizi, martedì prossimo, quindi non lunedì, ma martedì 30, noi avremo, diciamo, il webinar dedicato ai decreti SCIA 1 e SCIA 2, inquadramento generale e problematiche applicative con la dottoressa Antonella Manzione, consigliere di Stato e già capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio. Sono qui con noi per gli approfondimenti anche, diciamo, gli esperti dello staff che risponde all'help desk e che quindi potranno rispondere alle domande. Per quanto riguarda la presenza delle associazioni imprenditoriali che ho visto annunciata, sarà presentata diciamo, nei prossimi webinar. Ora passo subito la parola al consigliere Andrea Fini. Buongiorno. Mi accomodo, ecco. Cercherò di fare cercherò di fare una disamina non troppo lunga per dare spazio alle domande, perché mi risulta che dalle esperienze precedenti che ogni qualvolta si fa uno di questi webinar, poi la parte più sugosa, più interessante sono le domande che vengono da chi è sul campo e deve risolvere dei problemi oggettivi e forse ha meno bisogno di teoria, per quanto la teoria sia sempre in qualche modo utile, che di soluzioni operative.
Ora, Dottore, per cortesia, alzi molto la voce, per cortesia, grazie. pensavo di gridare, io ho un vocione. Adesso questo microfono è un pochino carente, va meglio? Va meglio? Sì, prosegua, prosegua, grazie. Allora, diciamo che la conferenza dei servizi, come tutti voi sapete, è un istituto che è nel nostro ordinamento ormai dagli anni 90. E dagli anni 90 ha avuto una serie di vicissitudini, è stata oggetto di una serie di interventi legislativi di correzione, perché pur essendo tutti consapevoli che come modello procedimentale, come modello di assunzione delle decisioni pubbliche, sia sicuramente preferibile ai procedimenti sequenziali che erano la caratteristica dell'amministrazione fino agli anni 90, pur essendo tutti consapevoli di ciò, ha sempre mostrato delle notevoli carenze nella declinazione pratica. Queste carenze sono dovute a molteplici fattori. Comunque, per riassumerle brevemente, sono la difficoltà di convocare riunioni in presenza con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate a un determinato procedimento. Difficoltà di tutte le amministrazioni a essere presenti contestualmente, dicevo, si sente male? Io leggo qui che si sente male, ma sto cercando di Dottore, abbastanza di sono capire. sempre Roberto Santi. Consideri che chi ha la cuffia la sente sicuramente meglio di chi ha delle casse esterne al PC. Quindi suggerisco, i colleghi che stanno ascoltando e sono senza cuffia o di alzare il volume o di accettare il volume che è. Noi in cuffia, devo dire, la sentiamo un pochino bassa, la sentiamo molto meglio quando lei si avvicina al microfono fisicamente, quindi le chiederei di avvicinarsi il più possibile e di proseguire perché diversamente non possiamo fare. Grazie. Ci provo. Allora, stavo dicendo che quindi c'era questa problematica oggettiva della convocazione. Poi c'erano dei problemi proprio sulla convocazione, perché la modalità di convocazione aveva una disciplina oggettivamente inesistente e questa disciplina inesistente si riverberava nel fatto che era difficile concordare le date e andare avanti. Inoltre, c'è sempre stata un'oggettiva difficoltà a giungere a una decisione in presenza di assensi condizionati o di dissensi di alcune amministrazioni. Questo aspetto, l'aspetto diciamo così, della tendenza all'unanimismo, si è cercato di superarlo, infatti si è adottata alcuni anni fa, la cosiddetta opzione delle posizioni prevalenti, per chiarire che nella conferenza dei servizi non si vota a maggioranza dei presenti intesi come teste, intesi come numero di amministrazione, ma in funzione della rappresentanza degli interessi che questi rappresentano. E quindi si deve compiere un'operazione di pesatura degli interessi. Ora, partendo da queste considerazioni, dunque qui continuo a leggere che alcuni sentono male, ma io più che praticamente ho il microfono in bocca e parlo forte, non so cosa posso fare. Come le dicevo, dottore, alcuni non hanno le cuffie e quindi per quanto ci riguarda non possiamo fare nulla se non chiederle come sta facendo correttamente di avvicinarsi al microfono. Proceda pure. Mi dispiace, ma credo più di questo di non riuscire a fare. Dicevo quindi, ci sono stati una serie di interventi nel corso del tempo, ben 11 se non ricordo male,
tutti interventi piuttosto episodici che sono intervenuti sul tronco delle norme della legge 241 con delle novelle parziali, settoriali, specifiche, che hanno dato luogo a una specie di patchwork che ha reso ancora più difficile districarsi nelle norme. A questo si deve aggiungere che una serie di conferenze di servizi erano e sono tuttora disciplinate in leggi speciali, anche di grande importanza, vedi il codice dell'ambiente, eccetera, eccetera. Tutto questo comporta, diciamo, una frammentazione e certo sfilacciamento dell'istituto. Quindi la preoccupazione principale del legislatore delegato e del legislatore delegante stesso, che con una serie di criteri ha previsto i rimedi, è stata quella di ricondurre il più possibile ad unità la normativa, di compiere un intervento di novellazione integrale, e questo è stato fatto sostituendo integralmente tutto il capitolo della conferenza dei servizi, di ricomporre, diciamo, con una certa maggiore organicità il sistema. Ora, passiamo molto, diciamo, velocemente, ma questo è indispensabile, all'analisi del testo delle nuove norme. Allora, intanto bisogna dire che nel corso degli anni, diciamo, dottrina e giurisprudenza hanno enucleato le tre tipologie della conferenza dei servizi, così come erano già descritte nella legge, ma senza denominarle espressamente, cioè la conferenza istruttoria, la conferenza preliminare e la conferenza decisoria, che è la fattispecie largamente prevalente. Bisogna dire che sia la conferenza istruttoria sia la conferenza preliminare hanno avuto complessivamente un modesto successo nell'ordinamento italiano. Comunque, adesso il nuovo articolo 14 delinea con chiarezza queste tre tipologie. Non mi soffermo naturalmente sulle prime due, che non sono l'oggetto precipuo del nostro discorrere. Mi preme osservare però che in entrambi questi casi, in particolare per la conferenza istruttoria, c'è stata una forte valorizzazione del ruolo dell'amministrazione procedente. L'amministrazione procedente organizza questa conferenza come meglio crede, infatti, come poi si vedrà, potrà farla sia in forma telematica e asincrona, sia in forma sincrona. Passando invece alla questione principale, cioè alla conferenza decisoria, bisogna dire che si è chiarito che ogni qualvolta c'è da acquisire più di un assenso, concerto, parere di una amministrazione diversa da quella precedente, si deve convocare una conferenza dei servizi. Voi direte, dice, ma se è così, questo è un aggravio e non una semplificazione. Possiamo dire che non è così, perché in realtà il modello normale della conferenza dei servizi viene ad essere quello della cosiddetta conferenza semplificata, che è disciplinata nell'articolo 14 bis, così come riformato. L'articolo 14 bis delinea una conferenza che si svolge per via telematica e con modalità asincrona, il che significa che consiste questa conferenza che quindi diviene una forma di procedura, una forma procedimentale obbligatoria in tutti i casi in cui ci sia più di un parere da acquisire, consiste nel fatto che l'amministrazione procedente invia i documenti inerenti alla decisione da assumere a tutte le amministrazioni coinvolte e assegna loro un termine perentorio per rendere le loro determinazioni, per far conoscere il loro avviso.
La perentorietà del termine è qui un passaggio obbligato, perché c'è un altro termine perentorio che viene previsto, che è quello per l'integrazione documentale. In pratica l'amministrazione dice, bene, da oggi decorrono i termini per rendermi le tue determinazioni, a meno che tu non proceda all'integrazione documentale ai sensi della 241, nel qual caso questi termini si sospendono, ma poi riprendono a decorrere. Ovviamente questo si può fare per una sola volta ai sensi della legge. E diciamo, una volta che le amministrazioni hanno reso le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente può procedere alla chiusura della conferenza con la determinazione conclusiva. Questo però non in tutti i casi. Adesso vedremo, analizzeremo le singole casistiche della conferenza dei servizi semplificata. In ogni caso l'amministrazione procedente, con lo stesso atto con cui convoca la conferenza semplificata, indica la possibile, anzi la data prevista per l'eventuale riunione in presenza qualora si verifichino le condizioni che la richiedano. Quali sono queste condizioni? Quindi la data della riunione in presenza è prefissata con l'atto di convocazione della conferenza. Voi comprendete che questo è un passaggio importantissimo, perché significa assicurare una certa concentrazione del procedimento. Quali sono, dicevo, le condizioni che legittimano il passaggio alla riunione in presenza, quindi alla convocazione fisica, che poi può avvenire anche per via telematica, ma in teleconferenza, non più semplicemente inviando delle determinazioni scritte. Queste condizioni sono quelle, questa situazione è quella che si verifica quando qualcuna delle amministrazioni convocate dà un dissenso che l'amministrazione procedente ritenga superabile, o dà un assenso condizionato all'introduzione di modifiche o introduce delle prescrizioni tali che per poter essere soddisfatte postulano necessariamente una verifica con le altre amministrazioni, perché comportano delle modifiche rilevanti alla determinazione da assumere, di cui oggetto è stato descritto nella convocazione della conferenza dall'amministrazione procedente. Quindi, scusate un attimo. Poco spazio e il rischio che cadano le carte che mi sono portato. Dunque, quindi, in tutti gli altri casi, e salvo il caso di particolare complessità che vedremo più tardi, l'amministrazione procedente conclude la conferenza adottando la determinazione conclusiva e quindi una decisione, che può essere una decisione favorevole se abbia assunto solo assensi. Può essere una decisione favorevole con qualche piccolo cambiamento, qualora abbia acquisito degli assensi con prescrizioni, ma tali da non modificare l'oggetto della discussione e quindi da non modificare il progetto, l'iniziativa, la determinazione, diciamo la base della determinazione da assumere. Quindi, infatti, la parola che viene usata, se non ricordo male, è sostanziale, modificazioni sostanziali alla decisione da assumere. Oppure adotta la determinazione negativa di conclusione del procedimento qualora abbia verificato che sussistono degli assensi, dei dissensi che sono insuperabili, che non consentono di adottare una determinazione positiva. Il legislatore ha inteso comunque privilegiare la conclusione positiva del procedimento. E infatti ogni dissenso deve essere motivato e tutte le determinazioni devono essere espresse
in forma chiara, adesso darò lettura del testo perché per nostra memoria è bene farlo, e univoca. Non mi serve di vedere gli altri. Devono essere, dicevo, motivate ed espresse in maniera chiara ed univoca. Ora, i tempi di indizione della conferenza. La conferenza semplificata, questa nuova conferenza che si potrebbe dire che in definitiva ricalca la vecchia istruttoria, il vecchio procedimento, ma così non è, è caratterizzata appunto, come dicevo, dalla perentorietà dei termini. Non è perentorio il termine per la convocazione di 5 giorni lavorativi, ma è sicuramente perentorio il termine entro il quale si può chiedere l'integrazione documentale e altrettanto perentorio il termine che viene fissato dall'amministrazione per la conclusione, per la resa delle determinazioni delle singole amministrazioni. Tenete presente che questo termine è indicato in 45 giorni normalmente e in 90 giorni, ma solo come termine massimo, salvo il caso che nell'ipotesi del termine di 90 giorni, che viene assegnato solo alle amministrazioni portatrici di interessi, portatrici della tutela di interessi particolarmente sensibili, solo nel caso dei 90 giorni questo termine potrebbe anche essere derogato in più, perché il vincolo che ha l'amministrazione procedente è quello comunque di rispettare il termine di conclusione del procedimento. Detto tutto questo, abbiamo inquadrato un procedimento che conduce alla riunione in presenza solo in una minoranza di casi. Questa sarebbe la fisiologia. Quindi l'amministrazione procedente si deve assumere molte responsabilità, ma anche molti più poteri che in passato. E le amministrazioni convocate sanno che qualora entro il termine fissato dall'amministrazione procedente non rendano le proprie determinazioni o le rendano in forma inidonea, immotivate, si presume il loro assenso e quindi si forma chiamiamolo un silenzio assenso. Quindi la presunzione di assenso libera da ogni responsabilità l'amministrazione procedente e le consente di procedere innanzi. E quindi comprendete come questo fattore sia oggettivamente il fattore dirimente. La determinazione conclusiva deve essere adottata nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine dato alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni. E anche questo termine oggettivamente non lo possiamo considerare perentorio, ma diventa perentorio sostanzialmente in funzione della termine finale di conclusione del procedimento, con il quale scattano tra l'altro tutte le note terroristiche clausole di responsabilità. Detto questo, c'è il caso procedimenti, di decisioni da assumere aventi carattere di particolare complessità. Quando si verifica questa situazione, l'amministrazione procedente può procedere direttamente alla conferenza simultanea. Non avrebbe senso costringere ad un passaggio che inevitabilmente, quando si sa che inevitabilmente verranno prescrizioni, ci saranno contrasti, verranno dissensi, non avrebbe senso procedere preventivamente a una fase procedimentale aggiuntiva che non darebbe nulla. In questi casi l'amministrazione procedente indice la riunione nei 45 giorni successivi, la prima riunione nei 45 giorni successivi alla convocazione e ha l'obbligo
comunque di osservare il termine di conclusione del procedimento. Ora, in questi casi sono, diciamo, definiti di particolare complessità. Come si individua questa particolare complessità? Ovviamente è un criterio molto, diciamo così, di buonsenso, di prudente apprezzamento, perché la particolare complessità può discendere dalla complessità oggettiva, giuridica o tecnica di una decisione, ma può discendere anche dal peso dei diversi interessi coinvolti, pensiamo paesistici, archeologici, ambientali, eccetera, dai rischi connessi all'esecuzione del progetto, dal valore stesso del progetto, dalla consistenza economica di un progetto particolarmente importante. Quindi possono essere tratti sia, diciamo, legati alla qualità della decisione di assumere, sia dei tratti legati ad aspetti un tantino più quantitativi. Detto questo, direi che bisogna ricordare che la conferenza può essere indetta, diciamo, immediatamente in forma simultanea, cioè con la presenza, anche su richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o dei privati interessati. Questi soggetti hanno il potere di chiedere questo, ma l'amministrazione procedente ha il potere di decidere questo. Ovviamente le richieste devono essere motivate e l'amministrazione procedente ha la facoltà di accettare o negare. È ovvio che anche qui è un discorso di prudente apprezzamento, insomma, perché una complessità va ravvisata sulla base di parametri oggettivi. Ecco, dette tutte queste cose in ordine alla conferenza semplificata, vorrei dire qualche cosa di un tantino più preciso sul come devono essere rese le determinazioni delle amministrazioni consultate e quali caratteristiche debbono avere. Consentitemi di compulsare il testo in modo da non usare parole improprie. Allora, le determinazioni sono congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso, quindi sono elementi costitutivi questi delle determinazioni, e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, o quindi di converso anche per eventuale superamento di un dissenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano, anche questo è un elemento costitutivo, se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Quindi ci deve essere un passaggio nella motivazione, nel quale si chiarisce se si tratta di un vincolo normativo o se è l'esercizio di una discrezionalità dell'amministrazione che rende il parere e perché ritiene che certe cose vadano fatte in un certo modo, che si debba seguire una certa procedura. Come vi ho detto, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rendano queste determinazioni o le rendano prive di questi elementi costitutivi di cui ho appena parlato, che sono gli elementi essenziali la cui presenza deve essere riscontrata dall'amministrazione procedente, questa è una conseguenza importante, si presume l'assenso senza condizioni dell'amministrazione consultata. Questo è vero, ma
Sempre si direbbe, ma non è vero in molti casi in realtà, perché purtroppo le nostre leggi hanno sempre un tratto di grande complessità. Perché che cosa viene escluso? Vengono esclusi quei casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. In tutti gli altri casi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Qui c'è da dire un'altra cosa. L'amministrazione procedente adotta la determinazione conclusiva. Come abbiamo visto, la adotta in conferenza semplificata in tutti i casi in cui non sia indispensabile procedere a un esame contestuale da parte delle diverse amministrazioni. Qualora adotti una determinazione negativa, questa determinazione, si dice, produce l'effetto del rigetto della domanda al comma 5, ma subito dopo si, vorrei dire, specifica, anche se può sembrare una contraddizione, e cioè che nei procedimenti a istanza di parte, che in definitiva sono la stragrande maggioranza, la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di quell'articolo 10, cioè del preavviso di rigetto. E quindi si apre la procedura di cui all'articolo 10 bis, vale a dire che i soggetti interessati, i soggetti istanti, possono presentare le loro controdeduzioni che poi vengono riviste e attraverso una nuova convocazione della conferenza e del loro mancato accoglimento è dato ragione nella determinazione conclusiva. Detto questo, io passerei molto brevemente a descrivere alcune delle novità che riguardano la conferenza simultanea, cioè il caso in cui la conferenza si svolge in modalità sincrona con la presenza fisica o per strumenti telematici di tutti i partecipanti. Qual è la particolarità più forte prevista dal legislatore delegato e propria del svolgimento della conferenza simultanea? È stata prevista, dico, anche con un criterio di delega, e cioè che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Quindi non possiamo immaginare una pletora di partecipanti. Ogni amministrazione ha un solo rappresentante, ogni comune, ogni regione, lo Stato. E per quanto riguarda le amministrazioni, per chiarire meglio sistematicamente, anche con una lettura sistematica, cosa accade, si detta nel comma 4 dell'articolo 14 ter una analitica disciplina del rappresentante unico delle amministrazioni statali. Ovviamente questo si è fatto perché non si poteva invadere lo spazio riservato alla organizzazione delle regioni e anche in qualche misura degli enti locali, ma comunque alla legislazione regionale. Infatti il successivo comma 5, lo leggiamo per chiarezza, prevede che ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale. Notate che questo riconducibili è una parola
diciamo così, che potrebbe anche essere a geometria variabile, nel senso che questo può comportare che il perimetro della rappresentanza attribuita al rappresentante unico possa variare in qualche misura da regione a regione a seconda dei rispettivi ordinamenti. Nonché, diciamo, l'eventuale partecipazione delle amministrazioni rappresentate ai lavori della conferenza. Perché si scrive tutto questo? Perché per le amministrazioni statali si è data una disciplina, dicevo, molto più analitica. Cioè, si dice che tutte le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto, si ripete abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato anche preventivamente per determinate materie e determinati periodi di tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal prefetto. Ferme restando, si scrive poi in un secondo periodo, l'attribuzione del potere di rappresentanza al medesimo soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori di conferenza in funzione di supporto. Una disciplina particolare viene prevista per le amministrazioni che tutelano interessi sensibili. Si dice infatti che le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante, ovviamente perché sia rappresentato alla conferenza, il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. Perché questo? Perché questo poi introduce un ulteriore argomento, e cioè come ci si regola qualora un'amministrazione di queste che tutelano interessi sensibili sia contraria alla decisione da prendere. Quindi questa disciplina è abbastanza approfondita, ma avrà anche delle ulteriori declinazioni, ad esempio per quanto riguarda le nomine da effettuare da parte del prefetto. Si sta predisponendo, non so se è già stata emanata, ma non credo, una circolare del Ministro dell'Interno che valutando anche noi della Presidenza del Consiglio, una circolare del Ministro dell'Interno per disciplinare tutte le modalità di nomina e le modalità con cui opera il rappresentante, perché da questa lettura emerge con una certa chiarezza che il rappresentante unico deve fare quella operazione all'interno del perimetro delle amministrazioni da lui rappresentate, deve fare quella operazione di pesatura degli interessi rappresentati che poi farà l'amministrazione procedente fra tutte le amministrazioni che intervengono alla conferenza. Questo passaggio è inevitabile e necessario, perché siccome deve esprimere in modo univoco e vincolante la volontà di tutte le amministrazioni, deve giungere ad una sintesi. Quindi può anche sacrificare le posizioni di un'amministrazione, verificato, diciamo, la qualità, il peso degli interessi da ciascuna di esse rappresentato. Ecco. Detto questo, anche per la conferenza simultanea si prevede l'ipotesi del silenzio assenso, chiamiamolo così, dell'assenso presunto senza condizioni delle amministrazioni che non si siano espresse in conferenza o che si siano viene espressamente detto, quindi serve anche a interpretare la norma dell'articolo 14 bis, un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Ecco, a questo punto si procede, l'amministrazione procedente ha tutti gli elementi per procedere ad assumere la determinazione motivata di conclusione della conferenza, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Si dice poi,
c'è un passaggio importante e il passaggio è questo. Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies. Tutti voi sapete che l'articolo 21 nonies, così come modificato direttamente, non per delega, dalla legge Madia, ha fortemente circoscritto gli spazi per l'annullamento di ufficio dei provvedimenti. E questo spazio circoscritto è quello che viene concesso. Quello che però qui ci preme osservare è che si dice che le decisioni oggetto della conferenza non possono essere annullate dalla singola amministrazione. La singola amministrazione non può annullare il proprio silenzio, per capirci, silenzio ha senso, ma può semplicemente chiedere all'amministrazione di convocare una nuova conferenza in base al principio del contrarius acta, del principio di accessorietà, cioè la nuova decisione deve essere assunta con le forme con cui è stata assunta la vecchia, quindi nel bilanciamento degli interessi. E quindi gli spazi di autotutela, voi vedete come si sono oggettivamente ridotti non poco. Possono chiedere questo le amministrazioni purché abbiano partecipato anche per il tramite del rappresentante di quei commi 4 e 5 dell'articolo 14 ter alla conferenza e si siano espresse nei termini. Questo è un passaggio molto importante, perché o tu hai partecipato e quindi hai espresso la tua opinione al rappresentante unico, questi magari l'ha sacrificata nel bilanciamento degli interessi, oppure non puoi sollecitare provvedimenti di autotutela. Adesso dico una cosa che mi sono dimenticato in precedenza, che c'è, lo vedremo poi quando esamineremo nel prossimo webinar la nuova disciplina della scia condizionata, c'è una differenza tra i casi in cui obbligatoriamente si procede alla conferenza, in questo caso semplificata, e quelli in cui si procede alla conferenza qualora l'oggetto questa conferenza si renda necessaria in quanto esiste una scia, non un'autorizzazione, condizionata ad altri atti di assenso. In questi casi basta che ce ne sia anche uno per procedere, per attrarre nell'orbita della conferenza semplificata la decisione, e non almeno due come nel caso dell'autorizzazione. Anche questo ha una ratio sistematica che comunque affronteremo con più analisi nel successivo webinar. A questo punto non mi soffermo troppo sui dettagli, anche perché alcune cose basta leggerle nella legge. Ricordo che esiste un... Andiamo avanti. Che ho fatto? Ah, questo non è touchscreen, scusate. Scusate la scheda. Ci siamo, dottore, l'ascoltiamo benissimo, proceda pure. Andiamo avanti, bene. Sono contento che sentiate ancora l'ultima slide. Ecco, l'ultima slide non dice nulla, ma parliamo un minuto della opposizione. Ora, questo aspetto è quello che riguarda, diciamo, una certa patologia, che auspicabilmente con tutta questa normativa più organica che è stata costruita dovrebbe ulteriormente ridursi. E qui però erano i principali problemi nella fase applicativa, e su questo si sono affaticati a lungo gli studiosi per cercare delle soluzioni. Finiva molte volte che conferenze importanti non si riuscivano a chiudere per il dissenso di qualche amministrazione. Allora, questa procedura è stata modellata come una vera e propria
procedura di rimedio, quasi una procedura in opposizione. E infatti si scrive: avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco, torna qui quel rinvio che abbiamo visto all'inizio nel corso dell'esame della conferenza semplificata, che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. E poi c'è una frasetta piccola ma molto interessante. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal ministro competente. Il fatto che la debba proporre il ministro, che debba intervenire per atto del ministro, per un atto sostanzialmente sempre politico, dà la misura di quanto il legislatore delegante e il legislatore delegato, obbedendo al legislatore delegato, abbia inteso privilegiare la conclusione. Cioè si può tornare indietro, ma mettiamo una serie di cautele. Non so quante amministrazioni statali vogliano interessare il ministro competente se non si tratta di una questione veramente importante e vitale. Inoltre, possono proporre opposizione le amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia aspettante la loro competenza, abbia manifestato il dissenso motivato, se non la conferenza, in un dissenso qualificato. Questo fa specchio con una norma di cui non ho parlato, ma di cui parlo adesso, che è presente nell'articolo 4, quello relativo alla decisione della conferenza. Nel 14 quater si dice espressamente che la decisione, se adottata all'unanimità, è immediatamente operativa. Se adottata con il criterio a maggioranza, quindi con il criterio delle posizioni prevalenti, resta sospesa per il tempo utile all'esperimento di questa opposizione. E il tempo utile sono questi dei 10 giorni dalla sua conclusione, dopodiché acquisisce definitivamente efficacia. Allora, la proposizione dell'opposizione sospende ovviamente per tutto il tempo utile all'esperimento di questo rimedio l'efficacia della determinazione motivata. A questo punto vengono indette delle riunioni presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Delle riunioni abbastanza informali, ma che devono condurre a quelle che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato, che sono definite reiterate trattative. Cioè occorre anche qui cercare di arrivare ad una, cercare di concludere, cercare di non arrivare all'esercizio di una decisione, diciamo, di parte, ma cercare sempre l'accordo. Perché? Perché soprattutto nei casi in cui vi siano presenze regionali, la seconda riunione si rende necessaria proprio per ottemperare a questo concetto di reiterate trattative. Qualora sia raggiunta un'intesa, chiaramente l'amministrazione procedente modifica senz'altro nel senso dell'intesa, quindi l'intesa anche, deve avere anche un carattere chiaramente esplicitatorio delle eventuali modifiche che vengono richieste, adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, tenendo conto dell'esito di queste reiterate, di queste riunioni. Qualora questo non sia possibile, la riunione è posta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, della successiva riunione del Consiglio dei Ministri. Il di norma già diciamo rende un pochino più critica questa eventualità, ma il passaggio precedente dovrebbe consentire di spremare della stragrande maggioranza. Comunque il Consiglio dei Ministri, quindi qui arriviamo solo a decisioni di grandissima importanza alla fine della fiera,
al Consiglio dei Ministri, alla riunione del Consiglio dei Ministri alla quale possono partecipare i presidenti delle regioni interessate, può accogliere l'opposizione o non accoglierla. Qualora non l'accolga, e questa frase però ha anche un piccolo veleno, perché non accolga può anche significare qualora, potrebbe anche essere inteso come qualora non decida, vedremo. Il Consiglio dei Ministri può anche accogliere parzialmente l'opposizione e può quindi modificare di conseguenza il contenuto della determinazione di detto questo, chiaramente in quest'ultimo passaggio, che però è riservato a casi veramente estremi, c'è qualche zoppia, ma non poteva che essere così, perché andiamo di fronte alla massima istanza decisionale e quindi mi sembra difficile poter mettere troppi vincoli e troppi obblighi al Consiglio, troppi termini al Consiglio. C'è comunque lo spirito del legislatore, che continua ad essere quello di privilegiare una conclusione positiva, privilegiare il ruolo delle amministrazioni procedenti, privilegiare la conferenza semplificata, tutti questi passaggi, privilegiare la decisione a prevalenza, e tutti questi passaggi danno abbastanza chiaro che questa nuova normativa oggettivamente organica, sicuramente non gli si può negare il pregio dell'organicità, è decisamente innovativa. È vero che rimangono nell'ordinamento, su questo però adesso non è il caso che mi soffermi perché ho già esaurito il mio tempo, una serie di disposizioni di coordinamento che infatti in appendice al decreto 127 voi trovate e che sono le minime disposizioni di coordinamento che abbiamo ravvisato assolutamente necessarie per coordinare conferenze previste da norme speciali con il modello generale. Abbiamo anche qui cercato di privilegiare il più possibile, il legislatore delegato ha cercato di privilegiare il più possibile il ricondurre nel solco della conferenza degli articoli 14 e seguenti della 241 di tutte queste conferenze di servizi. In qualche caso questo non è possibile, c'è in particolare la disciplina ambientale che ha delle particolarità, ci sono le ipotesi in cui c'è la via, c'è l'AUA, ci sono le autorizzazioni per i rifiuti. Tutto questo argomento naturalmente è ancora in qualche misura aperto, perché poi la pratica è sempre maestra di queste cose, ma si è cercato quantomeno di dare una linea di tendenza e un'indicazione. Ecco, io credo con questo di avere esaurito una panoramica che per forza di cose non poteva essere assolutamente esauriente, e penso che potremmo passare. Benissimo, dottore, io le chiederei di dare un'occhiata, anche se il resto dello staff è d'accordo, magari me lo segnala in chat, di dare un'occhiata alle domande che ci sono. Lei riesce a vedere sulla spalletta di destra? No? Sì. È chiaro. Io le lascerei qualche secondo per leggere quelle che ritiene. Mi sente, dottore? Perfetto, dicevo, ne legga 3-4 anche così un pochino a mente, diciamo impostando le risposte, di modo che riusciamo a darle. Anche in una maniera strutturata, quando vuole. Sì, se mi date anche quelle stampate. Allora, ne dico qualcosa intanto su alcune domande che sono venute in un'occasione precedente. Ci è stato chiesto, ma su questo ho anche un po' parlato, ma forse è il caso di approfondirlo, ma una conferenza di servizi asincrona non è uguale alla vecchia richiesta di pareri, con la sola differenza eventualmente del silenzio assenso?
uno a Roma si dice alla faccia del bicarbonato. La differenza del silenzio assenso e l'introduzione di un termine perentorio la rendono molto diversa da una richiesta di pareri, perché la perentorietà del termine fa sì che l'amministrazione interpellata, diciamo così, si senta abbastanza stimolata, ecco, a rispondere. Quindi direi che sicuramente non è la stessa cosa. C'è un fatto terminologico, insomma, ma chiamarla conferenza di servizi asincrona ci ha consentito appunto di prevedere questa perentorietà che la legge di delega ci prescriveva di introdurre. Poi, l'introduzione della figura del rappresentante unico crea problemi negli enti complessi. È in grado di affrontare riunioni nelle conferenze decisorie con problemi tecnici da affrontare e risolvere? Allora, voi vedete che per quanto riguarda il rappresentante unico delle amministrazioni statali, il legislatore delegato poteva lì normare la fattispecie al contrario di quanto invece attiene all'organizzazione regionale, ha previsto che le amministrazioni possono intervenire in funzione di supporto. E è proprio questa la funzione che dovrebbero avere anche nelle realtà regionali le diverse amministrazioni rappresentate dal rappresentante unico della regione, comune. Perché è chiaro che queste devono concorrere alla decisione, devono essere interpellate dal rappresentante unico che deve effettuare questa operazione, come ho detto, di pesatura, e possono sicuramente intervenire. Possono però, il loro supporto è al rappresentante unico. Il rappresentante unico ha, diciamo, l'obbligo più che l'onere di versare un'eventuale opposizione di qualcuna di queste amministrazioni solo qualora queste ricadano fra le amministrazioni che poi possono proporre opposizione, perché in questo caso deve constare agli atti della conferenza. E se il rappresentante unico non desse conto di questo dissenso, farebbe un qualcosa di certamente illegittimo. Poi qui, leggo una cosa un po' complessa, ma che ho trattato nell'intervento, ma la ripeto per opportunità. L'assenso per decorso del termine in conferenza dei servizi è annullabile con motivazione rafforzata dalla PA che non ha potuto partecipare alla conferenza perché si è dimenticata di partecipare. Il legislatore delegato si è preoccupato di questa fattispecie e ha chiarito, proprio in quell'articolo che ho citato, che si può richiedere l'annullamento di un atto di autotutela, l'annullamento d'ufficio. Questo atto di autotutela può venire solo dall'organo, conferenza di servizi, che ha assunto la determinazione. Oggetto. Non, gli atti endoprocedimentali non possono essere oggetto. Tutto si riverbera sulla decisione della conferenza dei servizi che è assunta collegialmente, sia in forma asincrona che in forma sincrona. E quindi l'amministrazione può richiedere un atto di autotutela, un atto di annullamento all'amministrazione procedente. A proposito dei termini perentori, ci sono sanzioni? Beh, è espressamente scritto nella legge che accanto le responsabilità per le responsabilità individuali, per l'assenso presunto derivante dalla inosservanza dei termini, così, insomma, dalla mancata espressione della posizione, ricadono, sono quelle generalmente previste potrebbero anche essere delle sanzioni penali, ma sicuramente ci possono essere delle sanzioni di tipo, diciamo, amministrativo e anche disciplinare. Poi cos'altro abbiamo? Ecco, sì, io quasi quasi lascerei adesso la parola alla dottoressa Paparo, che ne ha Benissimo, altre, dottore, diciamo, sì, riguardo grazie. eventuali Mentre altre cambiate richieste. postazione, io voglio ricordare ai docenti che comunque in chat, soprattutto da Milano, sono arrivate, diciamo, richieste di riprendere le domande,
inviate anche via mail, quindi fateci sapere se risponderete ai colleghi milanesi. Era esattamente su questo che Ottimo, chiedevo grazie. di prendere la parola. Quello, diciamo, le domande che sono arrivate, diverse domande anche abbastanza complesse che richiedono un approfondimento strutturato e anche un pochino di interlocuzione sui temi della via. La mia proposta, certamente sono temi di interesse, però l'interlocuzione via chat è un po'. La mia proposta sarebbe su questo di organizzare su queste domande che riguardano la via regionale, vedo che vedo che è collegata anche Regione Lombardia. La mia proposta sarebbe di fissare una conference call con Città Metropolitana o un webinar o un collegamento in videoconferenza in modo da, diciamo, da poter avere l'approfondimento necessario su temi di quella rilevanza. Se sono d'accordo, se no su alcuni possiamo provare a rispondere, però diciamo, siccome ci sono riferimenti alle leggi regionali sulle cave, cioè ci sono questioni che vanno approfondite, che sono di carattere generale, ma anche in relazione a specificità della disciplina regionale e a materie che rientrano nella competenza della regione o amministrativa o normativa, a seconda delle questioni poste, riterrei forse più necessario, più utile un approfondimento di Perfetto, dottoressa. questa. Dalla regione Lombardia ci dicono che va Sì, bene io. una conference call e quindi vi organizzerete magari in una seconda battuta. Io suggerisco, ma direi di Ah, sì, io Città suggerisco come Metropolitana di facciamo Milano anche per gli anche, altri spero. webinar, di scartare o quantomeno in questa sede scartare, ma riproporre in momenti successivi le domande che, come giustamente evidenziava lei, sono tipiche, hanno bisogno appunto di un approfondimento anche verbale, anche conoscitivo da parte vostra perché sono dei casi specifici. Vi chiederei come docenti di rispondere a quelle domande che vedete in chat e che magari sono un pochino più generiche, che possono valere per tutti i nostri partecipanti. Allora, per quanto riguarda, vedo anche tra le richieste in chat la richiesta di fare, al di là del call conference che possiamo fare con Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, siamo d'accordo a fare un webinar esclusivamente dedicato ai temi della via, chiamando anche i colleghi esperti, diciamo, in materia, cioè quelli che tra l'altro adesso è ancora in discussione il decreto legislativo di recepimento della direttiva via, che quindi diciamo, ci darà un quadro di riferimento complessivo ulteriore. Quindi, diciamo, da un lato approfondimento specifico, dall'altro un webinar specifico sulla via. Oh, diciamo, sto vedendo tra le domande di Regione Lombardia ci sono, sto aspettando la stampa, ma comunque le vedo qui, diciamo, sulla chat. Ci sono casi nei quali le discipline di settore prevalgono sulla nuova disciplina generale,
decreto legislativo 127. Sul tema poi passo anche la parola alla dottoressa Benedetti. Allora, la disposizione finale di chiusura della disciplina della conferenza dei servizi prevede che ovunque ricorra il riferimento agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 90 si intendono sostituiti, anche se non c'è stato un intervento mirato come c'è stato su alcune norme specifiche che riguardano la VIA, l'autorizzazione paesaggistica, il testo unico edilizia e la disciplina dello sportello unico di novella, quindi con norme specifiche di coordinamento. È sempre, il riferimento è sempre sostituito. Naturalmente ci sono dei casi nei quali la disciplina di settore non fa riferimento alla 241. Vi faccio due esempi. Il primo riguarda la disciplina delle energie rinnovabili. Sono due esempi diversi. La disciplina delle energie rinnovabili, pur essendo legata al contesto della precedente 241, fa chiaro ed esplicito riferimento ai principi della legge 241 del 90 e quindi le disposizioni si applicano. La disciplina dei rifiuti invece prevede una disciplina che ha specifica e non fa riferimento alla 241. Quindi noi distinguiamo nel campo dei rifiuti due aspetti. Il caso nel quale c'è, diciamo, una conferenza sui rifiuti senza la VIA, e a quel punto riteniamo che quella sia una disciplina speciale, è il caso in cui c'è la VIA, e in quel caso possiamo rientrare nella disciplina regionale nella disciplina, diciamo, della VIA. Quindi, diciamo, ovviamente abbiamo fatto riferimento a questioni che sono tutte disciplinate, che rientrano nella competenza delle regioni. Quindi si tratta, appunto, di energie rinnovabili, rifiuti e VIA regionale, sono tutte e tre nell'ambito della disciplina regionale e in quel quadro possono opportunamente essere disciplinata. Non so se sul tema, appunto, del rapporto con la disciplina settore vuol dire qualcosa Mariangela su questo punto. Un qualche altro esempio. Sì, ma fa parte di quelle della città metropolitana di Milano, cioè quello si chiede se la istanza. Sì, salve. Dunque, rispetto alla disciplina di settore, no, credo che dunque, gli esempi fatti dalla dottoressa Pavaro siano diciamo, effettivamente quelli più calzanti rispetto appunto alla difficoltà di cui il legislatore era ben consapevole di coordinare la disciplina generale rispetto alle discipline di settore. E, proprio perché i vari riferimenti e i collegamenti tra disciplina generale e disciplina di settore erano diverse anche nell'ambito della stessa disciplina di settore, come appunto il codice ambientale, per esempio. Quindi il legislatore è intervenuto con una, diciamo, rispetto solo ad alcune discipline, quelle ritenute più a maggiore impatto per i cittadini, e ha lasciato, si è riservato anche ad una valutazione successiva l'opportunità poi di verificare
e se in quale modo intervenire anche successivamente. Quindi sicuramente con ad esempio appunto la disciplina dei rifiuti è l'esempio diciamo più significativo che ci mette in evidenza come in quel caso prevalga la disciplina allo stato attuale, quindi in assenza di un coordinamento esplicito, prevalga la disciplina di settore. Poi ci sono ulteriori discipline che il legislatore diciamo, ha toccato non in modo diciamo, completo, anche in ragione della delega che gli era riservata. Che gli era riservata. Rispetto alla VIA, appunto, noi preferiremmo fare un approfondimento, diciamo, a parte, non fosse altro che, come molti di voi sapranno, la disciplina della VIA è oggetto ora di modifica da parte del decreto di recepimento della nuova direttiva, che incide, o potrebbe incidere, noi speriamo di no, però potrebbe incidere sul comma 4 dell'articolo 14. In generale, comunque, l'attuale articolo, comma 4 dell'articolo 14, prevede che ci sia un'unica modalità di acquisire tutte le autorizzazioni, ovvero un procedimento unico che viene richiesto, come dire, che scatta automaticamente, nel senso che quando il soggetto richiede per la realizzazione di un progetto è necessaria l'acquisizione della VIA, quello che la disciplina da applicare è sicuramente il comma 4 dell'articolo 14 attualmente. Volevo fare un altro esempio di disciplina che potrebbe essere speciale, però va vista poi nei singoli contesti regionali. La disciplina della conferenza dei servizi commerciale del 114 non fa riferimento alla disciplina alla 200, agli articoli 14 e seguenti al 241. Poi ci sono leggi regionali che utilizzano il rinvio e usano la conferenza dell'articolo 14 e altri che non la utilizzano. Vedo qui una domanda che riguarda. Poi non so se Andrea vuole. Quindi se vuole. Allora, vedo qui una domanda che riguarda l'Agenzia delle Dogane. Sul punto abbiamo avuto diverse segnalazioni che riguardano i pareri del DPR 394, se non ricordo male, diciamo, i pareri che credo che riguardano la fascia di rispetto doganale. Comunque, se li troviamo comunque nella tabella allegata al decreto legislativo 222, è esplicitamente detto che gli atti presupposti di competenza dell'Agenzia delle Dogane, specificamente quelli lì citati, adesso non ho a portata di mano, lo prendo, sono acquisiti mediante conferenza dei servizi. Abbiamo chiesto sul punto un incontro all'Agenzia delle Dogane per chiarire questo aspetto, anche se il decreto legislativo è chiaro, quindi il criterio è, diciamo, ben definito dove c'è riferimento alla legge 241 o dove in legge, nel decreto legislativo 222, ad esempio, è prevista l'acquisizione degli atti presupposti, questi vanno acquisiti in conferenza di servizi. Ovviamente, via via siamo a disposizione per approfondire i diversi aspetti. Adesso vorrei, magari Andrea Fini, che ha visto le domande, può. Diciamo che le ho viste a volo d'uccello, perché ovviamente non è che c'è stato molto tempo, però qualcosa possiamo dirlo.
Sicuramente. Allora, intanto si chiede, il rappresentante unico è previsto esclusivamente per la conferenza simultanea? E certamente sì. E questa è una differenza. Io prima forse non sono stato abbastanza perspicuo e chiaro, ma è proprio una differenza tra la semplificata e la simultanea. La semplificata in fondo fa riferimento a tutte le singole amministrazioni, nella simultanea è vero che c'è questo incontro, ci deve essere questo esame contestuale, questo incontro di volontà, ma deve essere soltanto tra le amministrazioni, diciamo così, principali, capofila, secondo i principi dei commi 4 e 5 dell'articolo, tra l'altro, che riguarda solo la conferenza simultanea. La determinazione, ci chiedono, quindi la determinazione del rappresentante unica assorbe tutte quelle necessarie? Certamente sì. In pratica, prima della conferenza, il rappresentante unico farà una propria conferenza interna fra amministrazioni statali. Beh, non lo chiamerei conferenza, ma sicuramente fa un confronto, si sente, si potrebbe anche fare una riunione in qualche caso, ma quello che deve certamente fare è acquisire l'avviso di tutte queste amministrazioni e poi cercare di operare questa sintesi. È chiaro che se magari facesse un incontro tra le amministrazioni maggiormente interessate per definire una posizione unitaria, questo è sicuramente un bene, ma non è che si può dire in assoluto. Il termine di 5 giorni per la convocazione della conferenza non è perentorio, l'ho detto, ma sicuramente bisogna tenerlo presente ai fini del computo del termine finale di conclusione, perché il termine finale di conclusione del procedimento decorre dalla convocazione della conferenza, e quindi, cioè dall'inizio del procedimento, e quindi quel termine va rispettato. Questo in qualche modo consente di rispondere anche a una richiesta che adesso non ritrovo, che riguarda il termine dei 90 giorni nel caso siano presenti, che poi saranno una grande quantità di casi. Si dice, ma posso mettere un termine più breve? Puoi mettere un termine più breve anche alle amministrazioni di tutela, le quali avrebbero i 90 giorni, l'amministrazione procedente convoca la cosiddetta semplificata per i pareri della sovrintendenza dei beni culturali, della sovrintendenza archeologica. Il termine per terminare il procedimento è di 90 giorni. Si chiede se è possibile un termine più breve di 90 giorni. Posso convocare detta conferenza con termine, ad esempio, 30 giorni? Solo in funzione del termine di conclusione del procedimento. E cioè, io userei questo criterio. Se c'è un termine di conclusione del procedimento che non consente di dare il massimo termine, allora sì. E perché? Questo perché? Perché se noi andiamo a prendere la legge... Mi hanno chiuso il foglietto. Allora, dunque... Dunque, fatemi trovare qui. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, il suddetto termine è fissato in 90 giorni. Però questo, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di quell'articolo 2, quelli che fissano il termine finale del procedimento, non prevedano un termine diverso. Quindi diciamo che in funzione del rispetto del termine finale del procedimento o di un altro diverso termine previsto dalla disposizione di legge, si può abbreviare questo termine. Altrimenti, trattandosi proprio di quelle amministrazioni che tutelano, bisogna tendenzialmente rispettare il termine di 90 giorni. Poi, qui siamo già... L'articolo 10 bis. Allora... si dice conclusione negativa, non per maggioranza ma per parere motivato negativo che il suo ha ritenuto di accogliere. Si è applicato l'articolo 10 bis. Ritiene che alla presentazione di osservazioni debba essere convocata la conferenza dei servizi simultanea?
gli atti favorevoli acquisiti ritiene debbano essere ugualmente inviati alla ditta? Allora, qui dobbiamo distinguere. Noi abbiamo una conferenza semplificata. Si può benissimo, alla presentazione delle osservazioni, fare un altro giro in conferenza semplificata. Nulla impone per valutare queste osservazioni. Però anche questo è rimesso alla prudente valutazione. Siccome è già prevista nella convocazione iniziale la possibilità di convocare una conferenza simultanea, si potrebbe anche procedere a questo, però bisogna fare una valutazione di economia degli atti. Cioè, la conferenza simultanea si convoca solo quando è necessario, cioè il principio della legge è che si privilegia la conferenza semplificata. La conferenza simultanea si può convocare se è una cosa particolarmente importante, se le osservazioni sono particolarmente pregnanti, se altrimenti può anche bastare una prosecuzione. Quello che si deve fare è convocare una nuova conferenza per la reiezione definitiva. Mi pare poi che ci sono... Sì. Io approfitto per dire che per i quesiti ai quali non abbiamo risposto, a partire quesiti, domande, eccetera, a partire da quelli che abbiamo detto della Regione Lombardia, di cui abbiamo i riferimenti, vi proporremmo di inviarceli all'Helpdesk conferenza, oppure di chiamarci allo 06 68 99 71 60, indicando anche nome e numero di telefono di chi li invia, in modo che vi richiamiamo e ragioniamo insieme. Questo non esclude che poi ritorniamo e facciamo un altro webinar su le questioni più rilevanti emerse, che è utile approfondire non solo in una risposta individuale, ma in una risposta a tutti. Però se facciamo un'analisi delle vostre domande, oltre a rispondere singolarmente, poi organizziamo, abbiamo i prossimi due webinar, uno sui decreti, e che è martedì 30, ritornerai, dottoressa, la conferenza dei servizi. Il secondo su 30. Sì, il 5 c'è quello sul silenzio assenso tra amministrazioni e autotutela. Successivamente organizzeremo quello specifico sulla via e poi possiamo organizzarne un altro, poi vediamo, abbiamo avuto anche richieste di approfondimenti sulla modulistica, quindi anche sulla base delle vostre richieste. Benissimo, potremmo, dottoressa, fare io ulteriori webinar mirati. Quindi vi prego di iscriverci. L'abbiamo messo online, conferenza, infatti, nell'indirizzo che è stato, che avete messo online, indicando anche il nome dell'amministrazione e i numeri di telefono a cui vi possiamo entrare in contatto. Grazie di tutto, continuiamo a tenerci, diciamo. Benissimo, io ringrazio tutti per la partecipazione, grazie. Stiamo finendo in modo direi più che puntuale, ringrazio ancora tutti i partecipanti e lo staff di progetto. Buona giornata a tutti.